Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM per la protezione temporanea e l'assistenza dei profughi provenienti dall'Ucraina. Carla Macrellino. Un anno di protezione temporanea a partire dal 4 marzo per gli sfollati dall'Ucraina dal 24 febbraio scorso. Non solo per i residenti, quindi, ma anche per i cittadini di altri paesi che beneficiano di protezione internazionale e per i loro familiari. Questi gli elementi principali del DPCM firmato dal Premier Draghi. Il permesso di soggiorno ha validità di un anno, può essere prorogato dopo i primi 6 mesi una sola volta, quindi per altri 6 mesi. Dà diritto a ricevere l'assistenza sanitaria e consente l'accesso al mercato del lavoro e allo studio. Prevede anche per i cittadini ucraini già presenti in Italia il ricongiungimento con i propri familiari rimasti sul territorio d'origine. Può essere revocato anche prima della sua scadenza annuale nel caso in cui il Consiglio dell'Unione decida la cessazione della protezione temporanea. Sarà la questura l'autorità competente per il rilascio del permesso di soggiorno. Il provvedimento recepisce la decisione del Consiglio europeo del 4 marzo scorso.